Dopo avervi parlato delle modalità PvP del Casato dei Lupi, secondo pacchetto di espansione di Destiny, diamo un'occhiata alla componente PvE, finora la più apprezzata dai giocatori dello sparatutto Bungie. Il Casato dei Lupi avrà una sua storyline, composta da 5 missioni principali, che ci introdurranno le personalità dell'atollo e tutte le loro segrete necessità. I ragazzi di Seattle confermano che si sentono molto fieri delle nuove trovate a livello narrativo e che il racconto del Casato dei Lupi sarà il migliore che potete trovare nell'universo di Destiny. Al termine delle missioni sarà possibile lanciarsi nel nuovo assalto, il Ladro di Ombre. Si comincia nelle profondità del Tempio di Crota, sulla Luna, ma ci spostiamo poi all'interno di una nave dei caduti, in cui si annida il pericoloso tagliagole Tanix. La prima parte della missione è abbastanza regolare, mentre la seconda si fa più movimentata. L'ambientazione ricorda per struttura l'interno della nave dei Fallen che staziona nel bacino di Ishtar, su Venere, sebbene l'atmosfera sia un po' più cupa e lugubre. Mettendo in conto anche una battaglia con un camminatore e il look abbastanza noto del boss finale, l'assalto non ci ha impressionato particolarmente. Probabilmente dopo 9 mesi passati su Destiny è il tempo di rendersi conto che gli strike non possono rappresentare il più appetitoso dei contenuti endgame. Proprio per questo motivo, il Casato dei Lupi introduce le prigioni degli anziani, contenuto che nei piani di Bungie rappresenterà il pilastro dell'esperienza di gioco. Potete immaginarle come una sorta di modalità orda. 3 giocatori vengono catapultati all'interno delle arene, costretti ad affrontare una serie di 5 match. Ognuno è a sua volta composto da 3 ondate, da fronteggiare in una delle 4 aree presenti nelle ambientazioni. Il design di queste arene è dedicato alle 4 razze aliene presenti nell'universo di Destiny, e riesce ad essere evocativo, ma soprattutto funzionale. La conformazione dello stage è ben pensata, offre pochi punti fermi e stimola una buona mobilità del team. La particolarità delle partite giocate in questa modalità è che verranno vivacizzate di volta in volta da elementi casuali. Prima di ogni match, ad esempio, verrà scelto un modificatore, e troveremo poi degli obiettivi sensibili che non potranno essere falliti, pena la sconfitta ed il conseguente riavvio del match. Nel corso della nostra prova, le prigioni degli anziani ci hanno dato filo da torcere, il numero soverchiante di nemici ci ha imposto di stare sempre sull'attenti, e abbiamo capito che le prove di livello superiore andranno affrontate con compagni affiatati. Vale la pena menzionare che il quinto match di ogni partita ci chiede di affrontare una boss fight. Le prigioni di livello 35 avranno un boss unico, che ci costringerà ad uno scontro teso e impegnativo. La ricompensa sarà una cassa con armi esotiche davvero speciali, e qualche altra sorpresa che il team non ha voluto svelarci. Prima di chiudere, preme citare anche la presenza di una nuova reliquia, simile per concezione alla spada delle lame di Crota. Il manufatto di origine Fallen si chiama Scorch Cannon, ed è in pratica un poderoso lanciarazzi senza nessun tempo di ricarica. È difficile valutare prima dell'uscita la tenuta che le prigioni degli anziani possono avere, ed il loro ruolo nell'endgame. Essendo un contenuto PvE, la qualità dell'esperienza di gioco sarà legata a doppia mandata alla progressione verso il nuovo level cap. Il primo contatto ci ha lasciati però curiosi e ben impressionati. Bungie ha messo da parte gli assalti, discretamente marginali nell'economia del gioco, e si è concentrata su una modalità più dinamica, pensata per gruppi contenuti e sostenuta da elementi procedurali. Contando anche il coefficiente di difficoltà, che ci sembra discretamente elevato, diremmo che il Casato dei Lupi potrebbe essere un bel centro per la software house ed un'espansione preziosa per gli estimatori di Destiny.